Buongiorno, buongiorno a tutti. Napoli, meraviglie e contraddizioni. Una nuova trasmissione oggi per discutere della nostra città e dei suoi accadimenti. Un'attenzione particolare la rivolgeremo al mondo della scuola, alla manifestazione in piazza, perché ahimè a Napoli, in Campania, i banchi e le sedie ci sono, ma sono in piazza e non per lo svolgimento delle lezioni, e probabilmente anche un approfondimento su quello che sta avvenendo politicamente nella nostra città. Ovviamente con Pasquale Mautone. Buongiorno Pasquale. Buongiorno Sandro, buongiorno ai nostri radioascoltatori. Dopo, discutendo di scuola, abbiamo una delle promotrici della manifestazione che c'è stata in piazza negli scorsi giorni dinanzi alla prefettura, un attivista, un insegnante, una educatrice che conosciamo, Flavia Brescia. Buongiorno Flavia. Ciao, buongiorno a tutti. E ci raggiungerà la presidente della commissione scuola, Chiara Guida, del Consiglio Comunale di Napoli, che stava completando delle riunioni che anche si tengono in remoto. Pasquale, allora, tempi particolari, che ne pensi? I nostri figli andranno a scuola, si sente parlare dei tamponi da fare con numeri di telefono pressoché inesistenti, non so in cosa possa consistere questo tipo di attività. Nel frattempo si sono avviati i genitori, gli insegnanti, i sindacalisti, i movimenti anche sociali hanno tenuto le lezioni in piazza. Prego. Sì, una situazione veramente incandescente in questo momento così delicato, dove ovviamente ci sono diverse doglianze, ognuno cerca di far prevalere le proprie ragioni. Un momento veramente complicato, ma io, se posso approfittare del momento, che altresì complesso, io ti chiederei, come dire, nella qualità di presidente del Consiglio Comunale, in questo momento sei al centro del dibattito politico, sentite, ho letto da più parti di dichiarazioni, di tutta una serie di valutazioni, di richieste, di pareri al segretariato, dal segretario generale. Quindi, presidente, adesso dico presidente, cosa ci puoi dire su quest'ordine del giorno in Consiglio Comunale, sulla fiducia al sindaco, di tutto quello che sta avvenendo in queste ore così difficili? Fare una premessa che anche i nostri, come dire, ascoltatori vorranno comprendere. Il sindaco è stato eletto nel supporto di varie liste, alcune delle quali addirittura recanti il suo nome, cioè De Magistris sindaco. È stata gli accadimenti e i comportamenti dei consiglieri comunali eletti in De Magistris sindaco, o piuttosto in liste pronunciatamente nate per la sua elezione, che nel corso del tempo li ha visti, come dire, a sostenere il candidato De Luca alla regione. Ma perché mai il sostegno a De Luca comporti d'amblè l'uccisione di De Magistris? Questa è una cosa tutta da spiegare, che non dovrebbe nulla centrare rispetto all'interesse pubblico generale e né tantomeno rispetto all'oggetto del contendere, che è un bilancio previsionale. Quindi si possono avere tutte le idee del mondo, ma è il caso di dirle, altrimenti, caro Pasquale, c'è il rischio che la politica sia fatta di appartenenze, non ideali. Un tempo ci si divideva sulla idea del mondo, ma piuttosto l'idea che appartenere ad un gruppo corrisponda alla necessità di distruggere l'altro gruppo. Ed è una logica che noi, come dire, vediamo nella nostra regione, ma nelle fiction televisive, in quelle anche un po' bruttine, un po' aggressive, no? Mi viene strano pensare che sia invece la storia politica di una città. Motivo per cui cosa avviene? Che queste prese di distanze, guarda caso, corrispondono a dei momenti particolari nei quali anche un po' la squadra del presidente della regione, che noi pensiamo sia dedita alle barelle nel Cardarelli, al contact tracing che è saltato per l'aria, a capire i rapporti con i posti letto attivabili, a che cosa stia,
siano, come dire, indignati di questa morte rinvenuta nel bagno del Cardarelli, invece sembra che abbiano il tempo e la passione civica per dire che un diniego, un voto contrario possa essere apprezzato in modo, come dire, più o meno considerevole e corposo. Io mi auguro che, come dire, si stia sbagliando, mi auguro che non sia così, perché poi converrai che non sono argomenti che tu sei un avvocato, una persona di legge, che si concluderebbero, come dire, dinanzi a una bicchierata fuori al bar o piuttosto che ad una cordialità. Sono cose estremamente gravi, e a fronte di queste cose estremamente gravi il sindaco, secondo me, ha fatto una cosa giusta. Ha detto: signori cari, è tempo di crisi, è tempo di pandemia, il progetto politico originario, la mia compagine esiste, e si è rimaneggiata per via di queste fuoriuscite. Chi vuol concorrere agli interessi pubblici generali, in chiarezza però, nel Consiglio Comunale, non in qualche incontro tra Salerno e Santa Lucia, se vuole lo faccia e può eventualmente individuare forme, modi e proposte per un governo di transizione in un'epoca di pandemia e di crisi grave. D'altro canto, il Presidente della Repubblica chiede collaborazione istituzionale, i leader illuminati anche dell'opposizione la propongono. Tutto quello che sta avvenendo invece nel nostro Consiglio Comunale rischia di essere non solo, come dire, provinciale, non solo relegato a un interesse particolarissimo, non solo indecoroso, perché si cambiano idee in funzione di grandi avvenimenti, ma non di incontri specifici, ma addirittura in questo momento antistorico, quando gli orologi della storia chiedono più impegno e più collaborazione. Credo che questo soltanto stia avvenendo. Poi lo vedremo nelle prossime settimane. Il timore di non andare a casa o di perdere la collocazione in Consiglio Comunale. Voglio informare i nostri ascoltatori che il costo di un consigliere regionale è circa 10 volte maggiore di quello di un consigliere comunale, che chi più e chi meno, come dire, va avanti con forme di spiccioli che sono il riconoscimento alla funzione. Ma invece la grossa preoccupazione è cosa avverrebbe per questa città in un'epoca di commissariamento, quando il commissariamento in una città in cui c'è ogni giorno da assumere delle posizioni che recano un'assunzione di responsabilità, che nulla avviene da solo, no? Immagina la stabilizzazione degli LSU, immagina le procedure concorsuali da far partire, immagina il sostegno ai poverissimi e ai banchi alimentari, immaginiamo il completamento e l'arrivo dei treni da sbloccare per restituire una linea funzionante alla nostra città, immaginiamo i progetti del Recovery Fund da presentare e da avviare concretamente, immaginiamo ancora tante tante altre cose, ovvero la vita delle aziende partecipate, le sorti dei lavoratori. Non è che stiamo dicendo che la città piove nell'inferno, piomberebbe nell'inferno, ma non è una situazione auspicabile, non è una situazione alla quale poter lavorare. E se le opposizioni si rendono conto che questo sarebbe regressivo della città, non è perché sono d'accordo o perché stanno facendo consociativismo, è perché si rendono conto che nella vita reale significherebbe tutti sprofondare all'indietro, e quando ci si sprofonda non c'è la destra, non c'è la sinistra, non c'è null'altro. Credo che questo, in poche parole, ti ringrazio per la domanda, stia avvenendo. Sì, Sandro, perché io ho letto anche di un'affermazione molto forte da parte del sindaco, quando dice che dietro a tutto questo c'è un mandante politico. Ovviamente, secondo me, una riflessione su questa va fatta anche rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi tempi. Ma soprattutto io penso che anche un'amministrazione, per tutti, diciamo, i problemi che può avere, per le contrapposizioni, sia sempre da preferire rispetto a un commissariamento, perché in ogni caso ci sarebbe dialettica e in ogni caso ci sarebbe una maggioranza che, diciamo, amministra e un'opposizione che controlla. Rimarrebbe comunque quel dibattito, quel principio democratico rimarrebbe comunque in campo rispetto alla gestione commissariale di un tecnocrate
che verrebbe, come dire, ad amministrare la città in questi mesi così difficili, anche sulla sensibilità dei consiglieri comunali, che sono un po', come dire, la voce dei cittadini rispetto alle singole istanze territoriali. Io su questo penso che sia da preferire un'amministrazione, sia pur con i problemi che ci sono, ed è indubbio non evidenziarli, rispetto a un commissariamento che avrebbe solamente, diciamo, un ulteriore degrado della città, nel senso, come dire, di non ascoltare quelle istanze che provengono dai territori e soprattutto dalle categorie più deboli. Questo mi sentirei di dire rispetto al tuo discorso che hai appena evidenziato. Vedo anche già collegato il consigliere Chiara Guida, che saluto, quindi il dibattito possiamo allargarlo adesso. Sì, certo, magari andiamo al motivo della trasmissione, se sei d'accordo, e poi Chiara, nel suo successivo intervento, magari iniziamo con Flavia Brescia, questa iniziativa sicuramente potrà anche, come dire, dire il suo punto di vista sulla situazione del Consiglio Comunale. Consentimi solo di aggiungere una cosa: qualora ci fosse un referendum De Luca De Magistris, cosa molto 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 discutibile e secondo me sbagliata, vi segnalo che si è sottratto il sindaco a questo referendum, dicendo chi vuole aderisca nell'interesse generale a una fase di transizione. Non ha detto venga con me, aderisca alla città. E non vorrei che questo, come dire, per carità, detto da me è facile, però stia segnando un cambiamento, perché vi segnalo che il presidente della regione, nelle sue dirette Facebook, che non è come noi possiamo interloquire, uno dice la sua, l'altro contraddice, l'altro può essere d'accordo, lì invece parla solo lui, nelle sue dirette Facebook ha anche proferito, come dire, insulti considerevoli al governo, oltre che a De Luca, all'intero governo. Quindi c'è l'idea, come dire, che sia rimasto veramente solo lui, perché De Magistris è lo scemo del villaggio. Il governo sono più o meno degli incapaci, e insomma c'è da pensare che manco c'è il regno delle due Sicilie, che era una cosa seria, no? Pasquale arrivava alle Marche, inglobava la Sicilia, una cultura anche internazionale, ma ci stiamo, come dire, stiamo andando al Granducato di Salerno con qualche articolazione che si spinge verso nord, ma il nord di Salerno, quindi potrebbe eventualmente arrivare a Pozzuoli. Questo è il livello nell'epoca globale, nell'epoca nella quale c'è un mondo internazionale, magari c'è chi discute della Cina, magari c'è chi discute dei vaccini, noi siamo relegati a discutere di queste cose, a ciascuno il suo tempo, a ciascuno la sua miseria, ma speriamo, come dire, di andare avanti. E andiamo avanti con questa reazione che c'è stata. Pasquale, se sei d'accordo, passerei a questa manifestazione veramente originale, credo si sia tenuta venerdì scorso, 40 banchi e sedie montati per strada dinanzi alla prefettura per dire non ce la facciamo più, non ce la fanno più i genitori, non ce la fanno più gli insegnanti. Pensate, solidarietà a quegli insegnanti che a loro volta hanno dei figli che stanno facendo la didattica a distanza e che magari tutto ciò avvenisse contemporaneamente, un delirio di proporzioni bibliche. Avviene per ogni ordine e grado soltanto in Campania ed in Puglia, dove però hanno riaperto, ma il presidente ha detto vi suggerisco di non andare. Anche qui una cosa veramente singolare, tutta italica. Invece in Campania, come dire, ci si è tolto il pensiero dalle elementari alle superiori, grandi, piccoli, centri abitati, grandi città, paesini, persone autosufficienti, chi prende i mezzi di trasporto, chi non li prende, tutti a casa, e si è risolto il problema. Darei la parola a Flavia, che dici, Pasquale? Sì, con piacere, Flavia, prego, prego. Sì, allora, beh, in effetti Sandro ha anticipato gran parte, insomma, della reazione della piazza di venerdì. Una piazza che è stata, insomma, organizzata da questa rete che da tempo si vede e promuove varie iniziative. Io ci sono stata perché credo che era doveroso, diciamo, essere lì presenti e
manifestare appunto una cosa anomala. La Campania chiude le scuole il 16 ottobre, quando all'epoca parliamo che si stava ancora intorno ai 700-800 contagi giornalieri, e di conseguenza, insomma, aveva ben in mente già quello che sarebbe accaduto probabilmente. E quindi pensa bene che la prima cosa sacrificabile appunto potesse essere quella la scuola, potessero essere i bambini, quindi la socialità, potessero essere messi da parte, insomma, tutti i bambini con bisogni educativi speciali. Insomma, ha pensato bene che tutta la comunità educante potesse starsene serenamente a casa. E non solo, diciamo che nei mesi, nei giorni, anzi le proteste dei genitori e delle varie reti cittadine che si sono create in questo ultimo anno hanno partecipato attivamente sotto la regione con il dissenso, e lui invece ha pensato bene sempre di continuare nel suo modus operandi, che è quello dell'offesa, perché non ci dimentichiamo che ci ha chiamato in tutti i modi possibili e immaginabili a noi mamme, cioè come se poi il problema della scuola fosse legato alla mamma. È ovvio che pesa sulle spalle di noi donne un lavoro di cura domestico che va in questo momento, insomma, ad incidere ancora di più con la didattica a distanza, per non parlare poi, insomma, di tutti purtroppo i licenziamenti che si sono e che ad oggi ancora si vedono da parte in modo massiccio e maggioritario delle donne stesse, ripeto, perché il problema è affrontato per lo più dalle donne, ma il problema a scuola non è il problema delle mamme, ma è un problema innanzitutto dei bambini, che secondo me stanno vivendo io lo sto dicendo da qualche giorno, una pandemia silente, da stress psicologico e dipendenza virtuale. Questa è una cosa sulla quale bisogna fare i conti. Pochi giorni fa, questo è un comunicato uscito oggi, la risoluzione del Parlamento europeo 13 novembre 2020 raccomanda agli Stati membri di prendere misure che garantiscano la continuità dei corsi e l'accesso di tutti gli scolari e studenti ai corsi medesimi. Cioè, anche il Parlamento europeo praticamente dice che De Luca sbaglia, proprio detto in parole semplicissime, e che comunque non si sia trovata nessuna alternativa possibile. La protesta di venerdì era appunto quella anche, oltre all'indignazione delle scuole chiuse. La scuola è delle città e la città è della scuola. La scuola in questo momento storico, specie in una città come la nostra, dove i livelli di evasione scolastica sono altissimi e saranno ancora di più, saranno triplicati, quadruplicati dopo questa bruttissima esperienza, la scuola non può essere relegata, come dicevo, solo ed esclusivamente all'edificio scolastico, ma dovrebbe a questo punto uscire fuori, occuparsi degli spazi. Quindi per questo approfitto della presenza anche del Presidente del Consiglio e della Presidente della Commissione Scuola, quindi del Comune, affinché ci sia un'interlocuzione magari con questi enti, con le città, con i genitori, con le scuole, con i dirigenti scolastici, affinché si porti fuori dall'aula la scuola. Sì, Flavia, fermiamoci un attimo, Sì. certo, è tutto molto chiaro. Pasquale, per sua, come dire, organizzazione di vita, sta tra la Campania e l'Emilia-Romagna, ma possiamo anche, senza ricorrere a fatto personale, dire che ha dei figli, no, in Emilia-Romagna. Pasquale, ma lì Sì, invece vanno a scuola? no, mi arrivano Che notizie che motivazione arrivano? vanno a scuola. Loro hanno 9 anni, sono in quarta elementare, vanno a scuola perché è proprio una funzione pedagogica quella del maestro, dell'insegnante. Uno dei miei figli, quando nel primo lockdown, Bologna era già in lockdown, allora non ha mai voluto accedere al computer. Ogni volta che vedeva l'insegnante, il maestro nel computer, scappava. Sono stati mesi veramente difficili perché non riusciva proprio a starci vicino al computer.
Quindi è veramente, come dire, un momento per loro di impegno e soprattutto di, come dire, di crescita, che altrimenti il rischio è che si perde, non so, si perdono 2 anni di scuola, perché è veramente complicato questo discorso Speriamo di no. rispetto proprio a quell'età. Io capisco, magari, ecco, in un'età più avanzata, al liceo, si può anche fare la didattica a distanza, ma io penso che per i bambini della scuola elementare è necessaria proprio la presenza del maestro, specialmente di bambini che presentano poi delle difficoltà ancora di più, perché pensiamo agli insegnanti di sostegno, pensiamo a tutta la didattica, come dire, di sostegno a questo tipo di problema. Quindi io, come dire, porto una testimonianza, come dire, familiare, Guardate, noi ma siamo riusciti qui in un'altra cosa. Chiedo a Flavia quando non parla di spegnere il microfono perché c'è sempre un effetto rimbombo. Ma tra l'altro qui Pasquale ci si è inventati a un certo punto la scuola solo per i disabili. Io personalmente l'ho vissuta malissimo questa cosa, cioè mi è sembrata una marginalizzazione del disabile nella scuola. Qualcuno l'ha anche scambiata come un'opportunità, come un sostegno, ma io ci ho letto una regressione culturale della quale non ci rendiamo conto, eppure sono proprio i momenti difficili, quelli nei quali è facile cedere, no? Che ne pensi? sì, no, no, Portare ma questo è andare a vero. scuola solo se si è disabili. No, ma questa io l'ho letta, l'ho sentita questa proposta, effettivamente sembra veramente di serio oscurantismo, se vogliamo, Cioè, siamo effettivamente passati si dalla scuola di rimane. tutti e di ciascuno al Cottolengo in un attimo, praticamente. Sì, E effettivamente magari non è. quello che è il mio grande rammarico è che ci sono anche persone definite intelligenti e illuminate che la raccontano come un'opportunità, come una cosa in più. Se siamo d'accordo, io invece chiederei a Chiara, ma Presidente della Commissione Scuola, io ho litigato anche in sede regionale, ma a me il giorno, il momento qualificato, scientifico, nel quale non si sia detto che ci sono tanti giovani contagiati, quello lo sappiamo, perché sono parte della società, in particolar modo i più grandi, quelli che escono, quelli che fanno tante attività, quelli che si incontrano. Ma qual è stato il momento e quale è, come dire, l'intelligenza scientifica al lavoro che invece dice che nella scuola ci sia la moltiplicazione del contagio? Perché io questa cosa, onestamente, Pasquale, non l'ho capita e credo che, come dire, in luogo di dire guardate, probabilmente ci si contagia nell'andare perché non ci sono i mezzi di trasporto, ci si contagia a prescindere perché magari quel genitore, che invece di stare a casa deve andare a lavorare, bontà sua, non ci va, magari sarà disoccupato, eccetera, eccetera, in luogo di dire che non è vero che ci si contagi nella classe quando si è di una certa età, quando si hanno determinati comportamenti e quando si dovrebbero fornire degli strumenti, si dice ci si contagia a scuola in modo da tagliare la testa al toro. Non vorrei che fosse questo. Chiara, tu che idea ti sei fatta? Grazie Sandro, ciao Pasquale, ciao Flavia, buongiorno a tutte e tutte. No, Sandro, fondamentalmente diciamo nella tua domanda leggo anche la risposta. Evidentemente diciamo neanche noi come istituzione abbiamo a disposizione dei dati certi, cosa che non è stata mai fatta. Un po', diciamo, quello che mette in crisi la questione scuole aperte e scuole chiuse. Perché, come vedi, negli ultimi tempi, oltretutto, il dibattito si è molto, molto acceso tra chi è l'apertura a tutti i costi e chi ha la chiusura a tutti i costi. E questa cosa, insomma, sta determinando anche delle spaccature all'interno sia, diciamo, del corpo insegnante, ma anche all'interno, diciamo, delle compagini, diciamo, dei movimenti dei genitori, ecco, se così vogliamo intenderli. Non abbiamo dei dati certi rispetto a quanto la scuola può essere un focolaio reale di contagi, in particolare in Campania, perché insomma veramente sono state chiuse quando era quasi impossibile, diciamo, provare a fare questo discorso. C'è da dire però che c'è
una serie di richieste da parte delle istituzioni con dei tavoli interistituzionali, e noi come gruppo di Napoli in Comune a Sinistra, che condivido con Sandro, abbiamo anche presentato un ordine del giorno al Consiglio Comunale ormai in corso da settimane, nel quale chiedevamo fortemente un tavolo interprovinciale di tutti, diciamo, i soggetti interessati alla riapertura delle scuole. Perché è evidente che la riapertura delle scuole non riguarda solo la scuola in quanto tale, ma in un momento di emergenza sanitaria è evidente che la sanità e quindi il diritto alla salute insieme al diritto allo studio vanno di pari passo. E quindi, diciamo, chiedere questo per noi significava anche puntare l'attenzione su quello che ancora non c'è stato e che ha messo in crisi tutto il sistema. Non avere dei dati certi e quindi un numero di contagi per fasce d'età non permettere le analisi ovviamente oggettive del fenomeno. Certo è che in un ragionamento generale e anche la testimonianza diretta degli attori che ne sono stati partecipi, probabilmente i contagi non sono dovuti tanto alle ore che gli studenti passano all'interno delle scuole, dove il famoso distanziamento, la mascherina e tutta una serie di norme che bisognava rispettare sono state rispettate, ma bensì effettivamente quello che diceva Sandro poco fa, cioè nel senso gli assembramenti davanti alle scuole. Questo riguarda sia i più piccoli che i più grandi, i più piccoli perché ovviamente hanno bisogno di spazio con i genitori per essere accompagnati, mentre i più grandi, insomma, c'è anche una certa naturalità, insomma, dei comportamenti che porta i ragazzi ovviamente a parlarsi fuori dalle scuole. E poi c'è il problema dei trasporti, il problema è risolto, che però, insomma, appunto non riguarda solo Napoli, ma sono problemi oltretutto condivisi in tutte le città d'Italia. Io non ho, al momento non aggiungo altro, perché effettivamente non volevo tirarti fuori la risposta, ma volevo dire, ma è possibile mai che i numeri sul contagio, sulla diffusione nelle scuole si basino semplicemente nel sapere quante persone che frequentino la scuola siano contagiati? È come dire, facciamo una ricerca di quante persone che lavorano nelle industrie farmaceutiche sono state contagiate, quindi chiudiamo le industrie farmaceutiche, o piuttosto vediamo quante persone nella filiera del pane sono contagiate e quindi non si produce più il pane, senza che qualcuno si sia sforzato di capire se è il momento della produzione del farmaco o quello della produzione del pane il momento nel quale c'è il contagio. Mi sembra una cosa, come dire, così incredibile che vorrei io aver capito male, ma più li sento parlare e più penso che c'è il rischio che abbia capito bene io, che sono notoriamente un fesso, e che sarebbe veramente incredibile. Che ne pensi, Pasquale? Se praticamente ci fossero molti contagiati tra i poliziotti, vogliamo, come dire, affidare ai clan l'ordine pubblico? Può essere una proposta che può arrivare. Ad esempio, anche nei vigili ci sono stati molti contagiati. Non mi sembra che qualcuno ha pensato di rinunziare alle funzioni della polizia municipale. Che ne pensi tu, Pasquale? Questo è un mio, come dire, un mio pensiero strano, ha un fondamento di verità? No, ma è vero. Tra l'altro i vigili, io sono andato diverse volte in tribunale, alcuni uffici erano chiusi proprio dove c'era la presenza dei vigili, perché c'era stato questo contagio. Tra l'altro c'è stata anche una comunicazione dell'ordine per quanto riguarda i vigili a Castel Capuano per il parcheggio. Quando andiamo lì al Consiglio distrettuale ci sono stati dei giorni in cui i vigili non c'erano e quindi non abbiamo potuto usufruire del parcheggio. Io penso, tra l'altro, ritornando al discorso che facevi sulla questione del, diciamo, delle altre regioni, io per esempio ho visto che lì sottoscrivono un patto di responsabilità tra genitori e scuola, nel senso che responsabilizzano i genitori, che sono praticamente responsabili se i bambini vanno a scuola con la febbre. Non c'è neanche il termoscanner per misurare la temperatura, ma è un patto di responsabilità sottoscritto tra genitori e scuola per quanto riguarda la salute del bambino. Quindi, ecco, il fatto che ci sia responsabilità nel mandare i figli a scuola, secondo me da lì già parte un principio, come dire,
di, come dire, di responsabilizzazione, ma anche di etica rispetto alla tutela e agli interessi generali. Perché è chiaro che quando in una classe inizia ad esserci un bambino che ha la temperatura alta o ha dei, come dire, dei sintomi, è chiaro che in tutto questo entra un clima di paura anche da parte degli altri bambini, da parte delle altre famiglie. Però ecco, il patto di responsabilità evidenzia che c'è, come dire, un'attenzione da parte delle famiglie nel mantenere il bimbo a casa se ci sono questi tipi di problemi. E questo mi sembra, diciamo, il primo passo da cui partire rispetto a tutto questo, rispetto a una responsabilizzazione dei genitori in questo momento così delicato. E in questo momento così delicato, nel quale si stanno spendendo milioni di euro al giorno per i ricoveri nelle cliniche, spesso apprendiamo dalla trasmissione, come dire, di Giletti, che io non amo per storia pregressa, lui personalmente, per carità, ma forse qualcosa anche report, che si starebbero, e io mi auguro che questa sia una notizia sbagliata, pagando le camere anche se non occupate, e che quindi la spesa sanitaria in questo momento stia scoppiando. Ma a fronte di questo, atteso che nella città di Napoli ci sono circa, se non erro, 400 plessi scolastici e nell'intera regione alcune migliaia, chissà se a qualcuno è venuto in mente di dotare una scuola, magari, sai Pasquale, quelle di migliaia di persone che sono un po' più significative delle pasticcerie, di un termoscanner, una proposta rivoluzionaria, chissà se questo sarebbe possibile, al netto che ci sono, come dire, anche una parte della nostra società molto avanti e molto sabotata, magari ne parliamo in un momento specifico, perché a Napoli sono partite delle applicazioni e delle gestioni anche degli ingressi assolutamente innovative, ovviamente copiate all'estero e nel nord Italia, ma noi siamo bravissimi a non raccontare nulla. Invece chiedevo, se sei d'accordo, chiederei a Flavia, c'è una tecnologia invadente, una tecnologia della didattica a distanza che mortifica, come dire, la condizione di ciascuno e che rende, mette anche in difficoltà i tanti che devono mostrare le proprie case, che non hanno una connessione stabile, che non hanno i dispositivi. Poi noi siamo gli stessi che magari parliamo in termini quasi di superiorità, immaginate con la Cina, no? Un paese nel quale riescono a fare la sterilizzazione di un bambino all'ingresso, riescono, come dire, ad utilizzare la tecnologia in favore della collettività. Flavia, ma tu che idea ti sei fatta? Noi siamo come quelli che distruggevano le macchine, i luddisti un tempo, perché le riteniamo, come dire, nemiche della coscienza individuale e del suo progresso, o esiste la possibilità che una tecnologia ci aiuti in questo momento? Ma ci sarebbe tanto da investire, però attenzione, io penso questo, che la scuola debba essere fatta in presenza. Ok, la tecnologia che può permettere agli alunni, ai bambini, insomma, di poter acquisire delle conoscenze pratiche di funzionamento. La tecnologia deve essere funzionale, diciamo, a un percorso che si sceglie, non può diventare la normalità, cioè almeno io non immagino, insomma, una scuola digitale normalizzata, cioè non la immagino proprio, me ne rendo conto, insomma. Qualche fotografia che si è vista del bidello con la mano, sì, in fronte, no? Cioè, ma noi siamo veramente quelli là, perché ci sarebbe da auspicare che il virus ci estingua e presto, perché siamo un ingombro per l'umanità se siamo quelli per i quali il bidello mette la mano in fronte, oppure c'è la possibilità che si vada avanti con una società che, insomma, si ricordi di stare nel 2020 e uno si misura la febbre, un altro praticamente non sta vicino ad un, sì, altro, ma... e questo favorisca la scuola, questo voglio dire. Io penso assolutamente, allora io penso che ci sia stato, c'è disorientamento da quando è successo
tutto questo. Già la gente prima, diciamo, il popolo nei confronti dell'istituzione ha iniziato negli anni a perdere fiducia. Questa cosa, diciamo, ha fatto impazzire, secondo me, totalmente quella che è la visione delle istituzioni, le più prossime, ma a partire diciamo dalle città, quindi i comuni, le province, le regioni, ma anche la scuola, perché non ci dimentichiamo che la scuola è istituzione. Un dirigente scolastico, gli insegnanti sono funzionari dello Stato e praticamente quando dall'alto c'è disorientamento, non ci sono delle linee guida precise, i materiali che dicevano che dovevano arrivare nelle scuole, ma poi in realtà non sono arrivati. Diciamo che l'Italia e specie insomma il Sud si è attrezzata come poteva, quindi purtroppo anche visioni del bidello che mette la mano in fronte per misurare la febbre la dice lunga su quanto diciamo informazione ci sia informazione giusta ci sia stata nei confronti di questa pandemia. Noi siamo partiti da marzo che pareva che se ci guardavamo negli occhi ci contagiavamo l'uno all'altro. All'estate dove praticamente via apri liberi tutti, in autunno che si parlava già da marzo dell'ondata autunnale, diciamo con il problema addosso, però non in lockdown, perché anche adesso non si può parlare di un vero e proprio lockdown, e praticamente però continuiamo a non avere la cura che oltre al vaccino, diciamo, tutta quella serie di cose che dovevano essere messe in campo per poter consentire ai trasporti di essere usati, alla scuola di poter essere attraversata e agli ospedali di non andarci a morire dentro, ma bensì di essere Certo, no, curati. non abbiamo la cura perché gli esseri umani non sono tutti uguali. Chi lo dice mente, sapendo di mentire, perché, come dire, le prime sperimentazioni le hanno probabilmente somministrate a Trump, il quale dopo 5 giorni è arrivato, sembrava, come dire, ringiovanito e ha detto il virus non esiste. Se Pasquale è d'accordo, come dire, saluterei Flavia per questa testimonianza, questa battaglia che c'è stata e questa attività e proseguirei poi con Chiara sulla base di alcuni spunti che pure sono Ciao a tutti. emersi sino ad Ciao. ora. Flavia, puoi stare con noi, dico, redighiamo la fase successiva magari a questo aspetto più istituzionale che tu stessa hai messo in evidenza e che sollecitava delle riflessioni. È vero, Pasquale, abbiamo un paese diviso in regioni, ogni regione è uno Stato a sé. Il nostro ha anche dichiarato guerra ai comuni e allo Stato centrale, ma quindi ognuno ha la sua decisione sulla scuola. Ma nell'ambito della scuola siamo gli stessi che hanno creato il preside manager, il quale deve avere in questo momento le ingiunzioni, le paure, le tutele, le procedure da mettere in piedi, come se poi a un certo punto per qualcuno il virus lo avesse creato lui. Quindi è un paese destinato alla paralisi, ma è proprio così, è fatto così. Mentre, come dire, in Russia hanno già somministrato il vaccino, non è che lo stanno pensando. Io conosco persone che in Russia hanno già ricevuto la somministrazione del vaccino Sputnik, nome affascinante che evoca, come dire, l'andata dello spazio dei sovietici, ma loro hanno fatto il vaccino. Io non riesco a fare il vaccino anti-influenzale ai miei figli perché la carta che dimostra o meno la reattività bronchiale, l'iperattività, eccetera, eccetera, c'è, non c'è ed è difficile, come dire, procurarsela. Ma noi, Pasquale caro, siamo esattamente questi qua che non riescono ad avere il vaccino anti-influenzale, che hanno creato 20 sistemi sanitari e che tra poco faremo, come dire, la guerra tra gli staterelli. Che dici? Pasquale, il microfono, il microfono, il microfono. Chiedo scusa, tra l'altro io mi rendo conto della difficoltà, tra l'altro io il vaccino l'ho fatto sabato mattina, sono riuscito a farlo, quindi mi rendo conto effettivamente della grave difficoltà nel reperire questi vaccini anti-influenzali, specialmente per le categorie più esposte. Io penso che comunque, tu l'hai detto prima, citavi non a caso i luddisti, io penso che noi non dobbiamo aver paura della tecnologia.
nel senso che questo movimento sviluppatosi in Inghilterra distruggeva i mezzi di produzione per paura di perdere il posto di lavoro. Il resto non dobbiamo ritornare al XIX secolo per capire che anche durante la rivoluzione tecnologica, quando il computer ha soppiantato l'uomo, ricordatevi, esempio, negli anni 90 con i famosi licenziamenti collettivi, i cosiddetti colletti bianchi, dove il computer sostituiva l'uomo. Qui il problema invece è che la tecnologia sia al servizio dell'uomo, al servizio delle nuove esigenze sociali, delle nuove esigenze culturali. Questo è il vero tema e secondo me la vera sfida degli anni futuri, nel senso che negli ultimi mesi c'è stata una rivoluzione tecnologica e del mondo del lavoro che avrà delle come dire, ricadute oggi non immaginabili. Voi pensate a quello che può essere il lavoro da remoto, pensate a quello che può essere queste nuove piattaforme che comunque fanno in modo di accelerare i tempi, diciamo, i tempi della socialità, i tempi di lavoro. Pensate, lo dico come avvocato, pensate al fatto di dover scendere in tribunale ogni mattina rispetto alla trattazione da studio con questi tipi di rapporti, specialmente nel campo del diritto. Quindi, ecco, l'utilizzo della scienza, della tecnica al servizio dell'uomo, in un nuovo umanesimo, questo deve essere la sfida. Noi non dobbiamo aver paura della tecnologia, dobbiamo fare in modo che la tecnologia possa fare in modo che l'uomo in sé possa migliorare. Ovviamente per fare questo, ne parlavamo anche prima della diretta radiofonica, per fare questo tutte le famiglie devono avere un computer, perché altrimenti ci manca lo strumento essenziale per accedere a Teams o per accedere alle piattaforme. E questo deve essere compito degli enti preposti a fornire ai meno abbienti, a coloro che non possono, come dire, ottenere perché magari hanno più figli o ci vogliono più strumenti e più applicazioni. Questo deve essere il compito, di fare in modo che possano tutti partecipare in questo nuovo momento di crescita per quanto riguarda le nuove tecnologie, e mi riferisco in particolar modo al mondo del lavoro. E caro Pasquale, stai dicendo una cosa enorme, perché mi stai sollecitando, io, tu sai, non rinnego nessuna delle mie idee, poi lasciamo perdere come ci chiamiamo in questo momento e chi siamo, ma evidentemente il tema non è la tecnologia, ma è chi detiene i mezzi di produzione, tecnologia compresa, e a quali fini è rivolta. Chissà se la società socialista consentirebbe che i bambini nei bassi non abbiano il tablet e debbano parlare con loro signori per determinate logiche, però questo la rimettiamo, come dire, ad un'altra puntata, va, perché... Ah, ma nel senso che proprio senza lo strumento essenziale di accesso si è fuori dal dibattito, proprio fuori dalla formazione. Fuori dalla possibilità, ma immaginiamo anche le logiche della tecnologia dove ti possono portare. Noi nel frattempo non possiamo che ringraziarla alla tecnologia che ci consente non di stare nello studio radiofonico, ma in questo momento ciascuno nel proprio luogo, eppure grazie al lavoro di Peppe di Radio Amore e di Antonio Romano, che oggi non abbiamo salutato, Pasquale, abbiamo commesso una mancanza, ma gli avremmo dedicato un gran finale, perché grazie agli sforzi di Antonio Romano e di Daniele questa radio c'è e consente a tutti di dire la propria, di intervenire, di analizzare dei temi. In questo caso la tecnologia, come dire, è sicuramente utile. Chiara, che ne pensi di queste riflessioni generali, più di ordine, come dire, della forma delle nostre istituzioni, della loro contraddittorietà? Qui si vedono trasmissioni televisive in cui i governatori, i presidenti insultano i ministri prendono atto di cose che non condividono, l'uno dice il contrario dell'altro, e sembra veramente un po' la Repubblica delle banane. Ora tutti hanno gioco facile a dire De Magistris e De Luca perché gli piace la semplificazione, ma sono io che avverto un problema nel profondo. Tu che percezione hai anche in relazione poi ai temi scolastici? Sandro, esattamente così. È una posizione scomoda la nostra adesso in questo momento delle istituzioni. Questo è lo spettacolo a cui stiamo assistendo. Non è tanto una questione di tifoseria. Io sento un ritorno. Vado?
Ancora? Lo siete disturbati anche voi? Non saprei, io adesso elimino il microfono. Dunque, dicevo, va bene. Non è tanto una questione di tifoserie, ma proprio, diciamo, andiamo nel concreto, diciamo, delle azioni istituzionali. Quello che dicevo prima, la complessità, diciamo, in questo momento che l'argomento scuola comporta, secondo me c'è appunto una grossa responsabilità delle istituzioni che non stanno facendo al meglio il loro, non stanno svolgendo al meglio il loro ruolo. Ed è evidente che una maggiore collaborazione istituzionale, ma non parlo solo tra enti, e quindi in questo caso si potrebbe intendere comune e regione, ma proprio interpartes, cioè bisognava in qualche modo concertare seriamente e con un impegno costante quello che era, diciamo, i due principali fattori in causa di questa vicenda, la sanità e la scuola. Dopodiché, le riflessioni che mi vengono da quello che ho ascoltato è che esattamente la pandemia poteva rappresentare anche un'occasione. Per quanto riguarda la scuola, si è detto più volte in vari modi che in qualche modo questa emergenza sanitaria non ha fatto altro che mettere in risalto quello che già non funzionava nella scuola pubblica. E la stessa cosa si potrebbe dire per la sanità. Quindi che cosa potevamo trarne come insegnamento, ma anche come modalità per cambiare le cose che non ci piacevano? Secondo me questa è stata un'altra occasione persa. È stata un'occasione persa per le istituzioni. Ma appunto purtroppo anche, diciamo, poi i risvolti negativi sono sulla società. Non la tecnologia evidentemente non è il nostro nemico, evidentemente il nostro nemico è altro, è quello che intendeva Sandro, forse per questo, insomma, ci conosciamo da tanti anni e facciamo politica con tanta passione insieme, perché è esattamente quello di chi si può permettere che cosa. È evidente che la didattica a distanza, che non è stata uguale per tutti, ed è evidente che una serie di iniziative anche istituzionali sono andate in quel senso. Mentre Sardo ricordava poco fa quella alla quale neanche io riesco in qualche modo a vederla, ma ne sono proprio convinta, come un'opzione positiva, quella di mandare a scuola solo i ragazzi H, invece vedo con maggior piacere, insomma, e anche condivisione quella invece dove in qualche modo in città hanno chiamato didattica sociale. Permettere alle educative territoriali, agli enti che già provvedevano, diciamo, in qualche modo al sostegno dei ragazzi nelle ore extrascolastiche, di creare degli ambienti idonei affinché la didattica, lì dove ci sono delle situazioni effettivamente di disagio che non permettevano, quindi proprio in qualche modo, quindi la famosa dispersione scolastica, possono aiutare i ragazzi, ovviamente sempre in un regime di sicurezza, con tutto, rispettando tutte le normative anti-Covid, di garantire a questi ragazzi un accompagnamento anche nella didattica a distanza. Ovviamente questi provvedimenti io li considero sempre appunto solo in un momento di emergenza tale, e evidentemente quello che stiamo assistendo negli ultimi giorni col numero di contagi e disorientamento che abbiamo noi stessi nelle istituzioni, questo certamente non lascia pensare che i rapporti siano distesi. Io ricevo più volte, guardate, sono veramente al centro, diciamo, un dibattito che va da genitori che sostengono la rientrata, di far rientrare a scuola i bambini nel più breve tempo possibile, e invece urla di dolore del personale docente che invece esattamente, insomma, non si sente garantito all'istituzione in quel senso. E quindi per questo dico una posizione scomoda, perché se da una parte ognuno di noi pensa che la sottrazione dei bambini alla socialità, alla sottrazione dei bambini dall'ambiente domestico, non è sempre quello che vediamo nelle pubblicità, è evidentemente quella scuola che serve per creare quel famoso mondo migliore di cui noi tanto ci sforziamo di creare, è vero anche che, insomma, se non si chiarisce bene qual è il pericolo che le insegnanti e i bambini trovano all'interno di quelle mura, quali sono le cause, quali sono appunto le statistiche, tutto quello che abbiamo parlato prima, se non si chiariscono queste cose, evidentemente, diciamo, veramente il famoso dibattito oppure la lotta tra le persone in un momento appunto di incertezza e vulnerabilità incredibile come stiamo vivendo in questo momento, rischia, diciamo, di diventare il fallimento, perché potremmo rischiare a Modena una settimana che, mentre la nostra regione apre in maniera improvvisa, in un momento oltretutto di un aumento di contagi considerevole e dove le prove della sanità non reggono, cioè la sanità non sta reggendo. E insomma, Sandro,
sicuramente troverà parole migliori delle mie, ma noi abbiamo perso un compagno importante nella nostra storia politica proprio per un episodio di mala sanità. Ne sta uscendo nelle ultime ore, ne abbiamo saputo la certezza alle parole della figlia intervistata, e quindi diciamo, quando la sanità non ti dà quel sostegno che ti serve anche come rassicurazione, perché la scuola non può essere un ambiente dove il rischio può essere zero, però evidentemente se invece la situazione tutto intorno permette a un genitore, a un insegnante di sentirsi in ogni caso nel pieno di una pandemia, ma in ogni caso tutelato da una serie di altre situazioni, evidentemente lo spirito è diverso. In questo momento invece purtroppo andiamo a riaprire le scuole in un momento terribile, dove gli ospedali sono pieni, ci sono le file fuori agli ospedali, ancora non c'è una medicina di base alla quale ogni utente può rivolgersi, e quindi capirete insomma che anche a me come commissione scuola e come presidente di una commissione che si occupa di questo sono ore veramente difficili, perché appunto continuo a denunciare che quello che noi diciamo, che siamo un po' la voce diciamo ai territori, che portiamo nelle istituzioni del comune, ad oggi ancora non sono ascoltate. Grazie Chiara per questa testimonianza. Hai ricordato che è finito Francesco Ruotolo, è stato ieri anche ricordato dai giornali e dai mezzi televisivi, perché una figura nota, una figura di grande presenza, di grande lealtà, una figura simpatica e una figura creativa. Era noto nell'ambiente giornalistico perché era l'inventore di bric-a-brac come formula, era noto a tutti noi per le sue instancabili battaglie condotte nel corso di tutti gli anni, e lo dovremo sicuramente ricordare ed onorare. Pasquale, a te la parola, andiamo in conclusione. E il microfono Pasquale. Ogni volta chiedo scusa, ogni volta poi mi dimentico. Bisogna, come dire, essere vigili e avere, come dire, una sorta di attenzione particolare per questi due temi che diceva Chiara, la scuola e la sanità. Oggi qui è il problema su cui bisogna necessariamente impegnarsi. Sulla scuola speriamo che ci siano tempi, diciamo, migliori, e che con la ripresa ci possa, come dire, essere anche un benessere per i ragazzi. È su quello che bisogna sicuramente tenere presente come obiettivo di fondo. Sulla sanità ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora, siamo, come dire, vigili, attenti, monitorando quello che avviene soprattutto nella realtà napoletana e nella realtà campana. Oggi siamo zona rossa e quindi a maggior ragione ci sono tutta una serie di vicende che dobbiamo ben tenere in evidenza. Ovviamente ci sono tanti altri settori che soffrono, a partire dalla giustizia, ma vi sono veramente tanti settori, il commercio, e ovviamente tutto questo ha degli effetti, come dire, direttamente collegati. Bisogna necessariamente cercare di capire queste nuove povertà, che non sono solo coloro che lavoravano al nero o che non avevano una stabilità del posto di lavoro, perché oggi vi sono i cosiddetti nuovi poveri, che sono coloro che appena prima del Covid non avevano nessun problema, come dire, nella gestione familiare. Oggi anche questo, vediamo queste nuove povertà. Io sentivo qualche prete che in passato, come dire, cercava di dare solidarietà, e mi è stato riferito che adesso è veramente una situazione fuori controllo, cercavano, come dire, ulteriori partecipazioni di solidarietà, quindi chi può cerchi, come dire, di dare anche una piccola partecipazione, un piccolo contributo. Io penso che molto può fare l'associazionismo, specialmente a Napoli e specialmente in questo momento. Abbiamo sentito l'altra volta, Sandro, quella bella testimonianza rispetto ai pasti. Effettivamente è un momento difficile, e chi ha a cuore gli interessi non solo, diciamo, di natura individuale, ma anche un'idea del collettivo, del pubblico, deve secondo me cercare di partecipare a suo modo, ciascuno a suo modo, per quello che può dare. Però è un momento difficile per tutti, e soprattutto bisognerebbe mettere in campo, come dire, una nuova visione di solidarietà,
cercare di stare più vicino alle persone. Questo è quello che mi sento di dire. A volte questa cosa uno la sente di più, a volte magari si lascia, come dire, prendere dal lavoro, dalle cose, però a volte vedere dei servizi, dei reportage che evidenziano certi stati e certe drammaticità di solitudine, di sofferenza, viene voglia di, come dire, di impegnarsi. Ad esempio stamattina mi ha chiamato un collega disperato che voleva il numero di un pneumologo, che la madre stava a casa con Covid. Ho cercato di recuperare questo numero, gliel'ho dato con estremo affetto e con piacere. Se l'ho potuto fare, l'ho fatto. Speriamo che, come dire, che questo sia sufficiente. Il problema è che molte volte mancano proprio i medici. C'è un problema proprio di tutela dei diritti fondamentali. Certo, Pasquale, ci segnalano che siamo andati oltre il nostro tempo, la trasmissione in genere si conclude, si dovrebbe concludere alle 13, noi siamo peggio della Berlinguer che la sera sfora con Mannoni che si innervosisce. Dicevi della solidarietà e forse anche questa esperienza della sanità, del tampone solidale, è una bella iniziativa che magari chiederemo e coinvolgeremo nelle prossime, di cui chiederemo gli esiti e coinvolgeremo nella riflessione nella radio. Altri in Spagna, ad esempio, l'hanno intesa la solidarietà come un principio di una patrimoniale, in questo paese nostro è sempre una bestemmia e quindi un pacco di pasta per tutti, ma guai toccare chi ha milioni e milioni di euro, dovesse rimanere povero lui e la sua stirpe, sarebbe come dire delittuoso, e purtroppo abbiamo sempre dei limiti. Abbiamo però tenuto una bella discussione, Pasquale, concludiamo, che dici? Sì, altrimenti ci cacciano, sa. Ci cacciano dalla radio. Giuseppe lo vedo che è pronto per... Non vorremmo... È pronta la musica napoletana, dai, quindi ci fermiamo. È musica classica, è musica d'autore, come nello stile della radio, e quindi ringraziamo Chiara Guida, Presidente della Commissione Scuola del Consiglio. Grazie. Abbiamo prima ringraziato Flavia Brescia, che si è attivata con tanti per le iniziative a sostegno della scuola e la denuncia della mancanza di servizio scolastico in Campania, con una manifestazione con banchi e sedie. Sandro Fucito vi saluta. Prego, Pasquale. Sì, buona settimana, un caro saluto a tutti. Buonasera, buona giornata a tutti e prossimo appuntamento martedì 24 novembre, ore 12, Radio Amore. Buona giornata.